Un paio di punti che mi paiono decisivi anche per la nostra sopravvivenza nei prossimi 2 anni, quella strettamente correlativa al progetto. E il mio compito è invece stasera quello di condividere con voi alcune primissime, direi, riflessioni e considerazioni a margine di un primo preliminare sondaggio attorno al fondo di Giorgio Zampa e alla biblioteca di Giorgio Zampa, che come immagino sappiate, sono custoditi gli archivi, l'archivio e la biblioteca nella sua casa di San Severino Marche. È un archivio ancora inaccessibile, chiuso dunque al pubblico e affidato alle cure però intelligenti, caute e accorte delle due eredi, della professoressa Alda Minocchi, che è stata compagna, l'ultima compagna di Giorgio Zampa, e di sua figlia Giovanna, che è bibliotecaria a Stoccolma. A loro rivolgo anche ovviamente un sentito ringraziamento per la condivisione di questo primo materiale, ripeto, non ancora catalogato. E da Giorgio Zampa le carte di e su Eugenio Montale sono state meticolosamente, direi quasi maniacalmente ordinate e disposte nella sua casa mausoleo in una decina di faldoni che contengono documenti, autografi, dati o scritti, ovviamente lettere di Montale, bozze di stampa, dediche, disegni e fotografie. Ecco, non so se è possibile, Andrea, intanto condividere anche immagino sia la prima immagine, vero? Che è una fotografia. È una fotografia, la foto che vedete, è una foto Ecco, fiorentina. dici tu quando dobbiamo andare avanti che... Sì, certo, senz'altro. È una foto fiorentina, scattata nell'autunno del 1945 e ritrae un giovanissimo, 24enne, Giorgio Zampa, con Montale. Montale ne avrebbe compiuti o ne ha compiuti, 49 il 12 ottobre, e la foto è scattata nell'appartamento, nel soggiorno di Viale Duca di Genova 38. La foto è scattata da Sasha Arnish, carissimo amico di Zampa, e che frequenta in questi anni le Giuve e ovviamente anche Montale. L'inventario delle memorie montaliane custodite da Zampa direi che si riverbera con chiarezza nella impressionante mole di materiali e di libri raccolti da Giorgio nel corso degli anni ed è testimoniata non soltanto dalle lettere, di cui oggi qualcosa cercherò di dire, ma anche direi dagli importantissimi diari inediti redatti da Giorgio inaugurati in un anno crucialissimo, il 1939, e poi interrotti soltanto nel 2004, 4 anni prima della morte. Diari che offrono la testimonianza di un esercizio pressoché quotidiano di scrittura, ovviamente non soggetto da una rigida continuità nel tempo. Questi documenti epistolari e le pagine dei diari inediti di Zampa restituiscono in primo luogo la centralità della figura di Montale nella vita del più giovane amico. Una centralità che finisce anche con l'orientare alcune decisive scelte professionali e anche personali di Giorgio e illuminano anche la natura di un rapporto che fu tormentato sin dall'inizio, un rapporto che nasce sul finire degli anni 30 e destinato poi a divenire un vero e proprio sodalizio, propiziato soprattutto da principio dalla complicità di Drusilla Tanzi, che fu capace di cogliere sin dal principio le qualità del giovane amico di Montale e di promuovere in Eugenio la rimozione del suo consueto filtro, diciamo,
diciamo, di formale distanza e promuovere Giorgio al ruolo quasi in alcuni anni di figlio adottivo, soprattutto negli ultimi anni fiorentini. Il giovanissimo Giorgio ripagherà il poeta di un'amicizia, di un rapporto di affetto e di stima che è destinato a durare, come è noto, è stato ricordato più volte sia da Beppo sia da Verdino, un rapporto destinato a durare oltre il confine della morte, come testimoniano la cura estrema, l'attenzione con le quali Giorgio attese non solo alla conservazione delle carte e delle lettere, ma anche la protratta fedeltà a Montale che culmina nei monumentali tre volumi del secondo mestiere editi nel 96. Il primo incontro tra i due, tra dunque un giovanissimo Giorgio diciottenne appena arrivato a Firenze e Montale, avviene nell'inverno del 39-40 alle Giubbe Rosse, siamo nei dintorni della uscita delle Occasioni. Ed è proprio Giorgio a riportare in alcune pagine commosse dei diari, proprio all'indomani della morte di Eugenio, questo incontro. Cito: ci siamo conosciuti perché io ero studente a Firenze, ero matricola, e un amico fiorentino, che era il poeta Luigi Fallacara, mi chiese se mi avrebbe fatto piacere conoscere Montale, magari per farmi fare una dedica sulle Occasioni, che erano uscite proprio allora, e così mi accompagnò a quel primo incontro, in cui Montale tacque per tutto il tempo. Era il periodo del silenzio, non apriva bocca mai, dunque fu quasi un non incontro. Non successe nulla, poi ritornai. E quando dico ritornai, mi riferisco all'unico posto in cui Montale era raggiungibile, cioè al caffè delle Giubbe Rosse. La seconda volta riuscì a dire qualche parola, di dove sei, che cosa fai, non molto di più. Poi, improvvisamente, un'accensione, senza alcun tipo di premessa, disse: sai, se vuoi questa sera puoi venire a cena da noi, perché viene, credo che si trattasse di Emmanuel Mounier. La Mosca ti vuole inoltre conoscere. La presentazione era in effetti stata propiziata anche da un altro carissimo amico di Giorgio e di Eugenio, Arturo Gloria, come precisa in un altro passo dell'inedito diario Giorgio. Dunque, prima la approccia al poeta è senz'altro faticosa, ma seguirà molto presto una inopinata acquisizione di fiducia nei confronti di Giorgio. Il 17enne Giorgio aveva raggiunto Firenze soltanto un anno prima, nel 1938, annus horribilis per Montale, iscrivendosi dapprima alla facoltà di lettere per poi trasferirsi alla Cesare Alfieri. Nel 1942 Giorgio si laureerà in scienze politiche e poi conseguirà la seconda laurea a lettere nel 49 con una tesi sul pensiero morale di Bergson, relatore Eugenio Garin. La carriera universitaria di Giorgio avrà presto inizio ed è una carriera importante anche per le intersezioni montaliane. Avrà inizio infatti tra il 42 e il 43 e poi il 44 e il 45 in qualità di assistente volontario alla cattedra di storia moderna di Carlo Morandi. Nel 45 verrà poi incaricato dell'insegnamento di lingua e cultura tedesca alla Cesare Alfieri e nell'autunno si stabilirà in un appartamento in via dei Servi 26. La mediazione di Morandi, che ho da poco ricordato, possiamo passare alla seconda immagine, favorirà, come noto, la collaborazione con la casa editrice Barbera, presso la quale vedrà la luce l'edizione fiorentina di Finisterre, la cui sintesi folgorante costituisce una tappa fondamentale del cammino della poesia montaliana. La carriera poi accademica di Giorgio sarà
interamente fiorentina, con una parentesi, lo ricorderete, nel 68, dopo la scomparsa improvvisa di Leone Traverso, sarà chiamato invece all'Università di Urbino a ricoprire l'incarico di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero, ma poi tornerà a Firenze fino poi al congedo nel 1996. Il cursus accademico di Giorgio restituisce solo in minima parte in realtà la originalissima e tormentata figura di Zampa, germanista, raffinato e ombratile traduttore di Rilke, Kafka, Mann, critico letterario e giornalista, altro punto di grande condivisione con il poeta, sconfinata è la mole degli articoli che Zampa ha affidato alla Galassia della stampa quotidiana e periodica, a partire, come noto, dai primissimi passi compiuti nel 1945 in qualità di segretario di redazione del Mondo di Bonsanti, Loria, Montale e Scarabelli, per poi proseguire ininterrottamente una collaborazione con il Giorno, con il Corriere della Sera, propiziata proprio da Montale, La Stampa e Il Giornale di Montanelli, senza dimenticare gli anni indimenticabili del biennio 67-68 con la Fiera Letteraria diretta dall'amico carissimo Manlio Camponi. Questo straordinario insieme di carte dell'archivio ci consente, e vedete anche tra le carte il dattilo scritto di Finisterre, ci consente di riflettere intanto sulla natura peculiare di questo rapporto, che è un rapporto fatto anche di collaborazione attiva. Giorgio parteciperà sin dai primissimi anni alla costruzione anche di alcuni libri importanti. Per quanto riguarda le lettere di Montale, custodite a San Severino, sono per il momento, e non è facilissimo ovviamente reperire notizie certe, almeno allo stato attuale delle cose, e le lettere di Montale sono 74 autografe e dattilo scritte e 15 cartoline postali illustrate. Le lettere vanno dal 44, la prima lettera, al 79, dell'ultimo laconico biglietto. Il dialogo però si infittisce soprattutto tra il 48 e il 55, un colloquio dunque epistolare ridotto dapprima al singhiozzo durante la guerra, che raggiunge invece vertici direi significativi di consistenza nell'immediato dopoguerra, per farsi poi più flebile dopo il 59, anche per ovvi motivi. Zampa e Montale vivevano insieme a Milano. Le lettere più interessanti sono senza dubbio le lettere degli anni fiorentini, lettere che illuminano una delle fasi più alte dell'esercizio inventivo montaliano, della sua riflessione teorica e del suo impegno politico. Io mi limiterò ovviamente solo ad alcuni esempi per illuminare soprattutto, in modo non equivoco direi, il carattere eterogeneo, diciamo così, della collaborazione di Zampa con Montale. Attraversando intanto l'archivio nella sua interezza, emergono sia dai diari sia dal materiale autografo, emerge un dato di assoluto rilievo, l'apporto significativo che Giorgio reca all'allestimento di alcuni dei più significativi libri montaliani, dei quali sono custoditi preziosi materiali preparatori, manoscritti, dattiloscritti e bozze di stampa. E dunque sarà possibile, immagino, quando l'archivio sarà accessibile, rendersi davvero conto di quale fu la portata del coinvolgimento di Zampa nella officina montaliana. Senza dubbio emerge ancora una volta un dato che era in realtà molto chiaro ormai da anni, la prassi del Montale amministratore di se stesso e del Montale author è una prassi dotata senz'altro di grande lucidità.
ma anche di un coinvolgimento non sempre attivo nella costruzione di alcune opere, ma anzi quasi con una forma di suprema distanza. Alcune opere, soprattutto in prosa, e il materiale contenuto a San Severino lo dimostra in modo inequivoco, vengono allestite letteralmente da Zampa. Questa prassi, diciamo, autoriale viene inaugurata proprio nel 45, quando Tania ha 49 anni, e lascia al 24enne Zampa la costruzione della edizione Barbera 45 di Finisterre, che è, a detta di Zampa stesso, un vero e proprio flop, proprio per una sua incapacità di seguire con attenzione queste bozze. Dai diari inediti, possiamo andare alla terza immagine. Che stabilì una strana intesa con il poeta, in cui da parte mia c'era solo una specie di terrore di fare degli errori. Da parte sua c'era proprio la pietà per me, questo povero coniglio, che non aveva nessuna difesa o capacità di reagire. Tanto che l'anno dopo il nostro incontro, arrivati a dicembre, giù di lì, di punto in bianco Montale mi disse: «Sai, mi sono arrivate delle bozze, ma io sono un pessimo correttore di bozze, non ho pazienza. Ti dispiace se me le vedi tu?» Erano